Il Dipartimento Interaziendale dei Servizi è nato a gennaio quest'anno e ha unito quelli che erano sia il Dipartimento Radiologico e il Laboratorio del Santa Croce con quelli dell'ASCUNE 1. È un dipartimento abbastanza complesso perché comprende sia l'area radiologica, diagnostica, la struttura semplice del Santa Croce di neuroradiologia, poi ci sono la medicina nucleare, la radioterapia e poi c'è la cosiddetta parte dei servizi che comprende l'anatomia patologica, il laboratorio e il centro trasfusionale, strutture complesse quindi qua del Santa Croce, la struttura complessa dell'ASCUNE 1 di anatomia patologica e novità anche questa delle strutture semplici di laboratorio e di SIMT che fanno parte e lavorano con le nostre strutture complesse. Quindi un dipartimento notevolmente tecnologico, in particolar modo per quanto riguarda la diagnostica, che ha avuto uno sviluppo notevolissimo con le nuove TAC, le nuove risonanze, la diagnostica, la medicina nucleare che da sempre Cuneo è stato un punto di eccellenza, è stato il primo ciclotrone in Piemonte, adesso sta per essere montata una nuova PET di ultimissima generazione, sempre grazie alla collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Poi c'è la radioterapia che è l'unica del territorio, anche qua è stato montato da poco un acceleratore nuovo e c'è tutta la parte anche di cosiddetta radiologia interventistica. La radiologia interventistica che permette interventi mini invasivi in parte nelle sale angiografiche, anche qua sta per essere inaugurata una nuova sala angiografica comprata sia con i soldi regionali che con i soldi della fondazione. Nell'ambito del dipartimento è stato creato un gruppo di progetto per cercare appunto di integrare e lavorare insieme con gli ospedali di zona.